Ciao a tutti, ben ritrovati al nuovo corso di Disegniamo gli animali, ma ci concentriamo sui primi piani. Come gli scorsi corsi inizieremo da un livello molto facile fino a raggiungere un livello un pochino più difficile. Per la prima lezione non vi ho fatto votare perché avevo necessità io di un determinato animale, che è lo scoiattolo, e anche in questo caso l'ho cercato su Instagram. Ho messo gli occhiali perché sennò non vedo assolutamente nulla. Allora, l'autrice della foto, scusate, guardo il computer, è Heather Klimber. Comunque vi metto, come sempre, sperando di averlo pronunciato bene, vi metto sempre il link come al solito, che abita in Giappone e ci sono delle foto bellissime e ho scelto uno scoiattolo nella tana perché mi piaceva, era troppo tenero, non potevo non disegnarlo. Come al solito le cose che ci servono sono fogli, matita e gomma, che io come al solito ho perso e spero di ritrovare prima della fine di questo video. In questo caso, dato che andremo a realizzare solo il primo piano del nostro scoiattolo, ho scelto un'immagine che ci agevola molto perché è uno scoiattolo che sbuca fuori dal buco di un albero. Quindi la prima cosa da andare a realizzare è il foro del suo nido. Io vado a mano libera, vi consiglio di fare la stessa cosa perché sì, in foto questo cerchio è regolare, ma in realtà i cerchi e i tondi all'interno degli alberi non sono mai precisi, e anche perché serve per esercitarci a migliorare i nostri cerchi. Quindi più cose fate a mano libera meglio è, altrimenti se vi sentite insicuri potete utilizzare una qualsiasi forma, come può essere lo scotch o un tappo, e fare il tondino, farlo così. Niente, io adesso andrò a cercare le forme geometriche e dopo andremo a definire meglio il nostro muso. Allora, io ad esempio avevo paura di realizzare il mio scoiattolo troppo piccolo, invece l'ho fatto troppo grande e, come vedete, questo orecchio qui in realtà non dovrebbe uscire dal buco, quindi per rimanere fedeli alla foto dovrei rifare, piuttosto che rifare tutto questo, che secondo me non ha senso perché è venuto bene, rifarò il cerchio e il cerchio della tana. Così, e cancellerò il resto. Come vedete, le forme le ho semplificate al solito, come abbiamo fatto per tutti i tutorial che abbiamo visto fino ad adesso. Mi raccomando, non è un muso centrale, ma è un muso che è laterale, leggermente di tre quarti, e quindi ci dobbiamo ricordare di fare la nostra riga, come ho già spiegato in scorsi tutorial, ma ve lo rispiego. Se questo è il muso del nostro animale, non possiamo fare una riga dritta perché stiamo parlando di una forma sferica, quindi non abbiamo il nostro animale visto di profilo, continua a rimanere in un tondo, non è dritto così. Quindi la linea di mezzo deve seguire la sfericità del muso, quindi non dritto ma laterale, così. Vedete che già semplicemente così dà la forma, dà un tipo di profondità che non dà allo stesso tempo questo. Come avete visto, avevo sbagliato l'inserimento del naso, l'avevo messo troppo in basso, ma ho risolto velocemente.
e ho aggiustato un po' quelle forme che avevo sbagliato, tipo questa qui del muso, e controllato che tutte le altre andassero bene. Ora andrò ad aggiungere i peli dello scoiattolo. E vi ricordo che non c'è bisogno di disegnarli uno per uno, ma di disegnare solo quelli che si vedono di più, inserendoli in certi punti come nei profili, dove sono più lunghi come nelle orecchie, magari nei punti di congiunzione tra il chiaro e lo scuro. Comunque, se mi seguite vedrete come verrà realizzato il tutto. Questa luce nell'occhio me la sono inventata perché, come vedete, nella foto non c'è e mi sembrava invece interessante che ci fosse nel disegno, come alcuni elementi qui del pelo me li sono un po' inventati perché è difficile seguire a volte proprio completamente la foto e rendere bene come rende bene in foto, quindi ogni tanto capita di dover aggiungere elementi in modo che il nostro animale possa funzionare anche al di fuori della fotografia, quindi che non sia un semplice ritratto, ma che sia anche un ritratto che funzioni. Niente, la gomma non è saltata fuori, come vedete in questi giorni ho sistemato lo studio, quindi ho perso tutto tranne la matita, per fortuna. Spero di ritrovarla in questi giorni, perché tanto l'ho messa nel punto del così sono sicura che non ti perdo e chissà dove l'ho infilata. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi e mandatemi i vostri disegni, non vedo l'ora di vedere i vostri lavori. Noi ci vediamo la prossima settimana, a presto!